Il secondo gruppo comprende i nomi in consonante e nominativo non sigmatico, cioè senza la S. All'interno del secondo gruppo distinguiamo tre categorie di nomi. La prima comprende i nomi il cui tema coincide con il nominativo, per esempio Timor, Timoris. La seconda comprende i nomi con tema in consonante nasale e nominativo in O, per esempio Homo, Hominis. La terza comprende una serie di nomi neutri con il tema in consonante nasale, per esempio Flumen, Fluminis. La prima categoria comprende i nomi il cui tema coincide con il nominativo. Ecco alcuni esempi: Timor, Timoris, il timore; Dolor, Doloris, il dolore; Labor, Laboris, la fatica; Consul, Consulis, il console; Sol, Solis, il sole. Che cosa hanno in comune? Due aspetti. Se togliamo la desinenza is del genitivo, ci accorgiamo che hanno tutti il tema in consonante liquida, R o L, e che il nominativo coincide con il tema. Se per esempio da Doloris tolgo la is del genitivo, ottengo Dolor, che è sia il tema del nome sia il nominativo singolare. Facciamo un altro esempio. Consideriamo la forma consulibus, dativo o ablativo plurale. Se tolgo la desinenza del dativo o ablativo plurale, ottengo il tema consul in consonante liquida, che è anche il nominativo singolare consul. A questa categoria di nomi appartengono alcuni sostantivi maschili che derivano da verbi e che indicano chi compie l'azione. Ad esempio, scriptor, genitivo scriptoris, che deriva da scribo, scrivere, lo scrittore, colui che scrive; actor, actoris, che deriva dal verbo ago, agere, propriamente colui che conduce, ma anche attore; inventor, inventoris, che deriva dal verbo invenio, invenire, trovare, colui che trova, quindi colui che inventa, l'inventore; pastor, pastoris, che deriva dal verbo pasco, pascere, pascolare, colui che pascola, il pastore. Che cosa hanno in comune questi sostantivi? Derivano tutti da una radice verbale alla quale si è aggiunto il suffisso nominale tor, che indica colui che compie l'azione. Per esempio, scribo, radice verbale scrib più tor, ha dato origine a scriptor. La B della radice verbale si è trasformata in P davanti alla consonante T del suffisso. Il secondo aspetto in comune è il tema in consonante liquida R, scriptor. Terzo aspetto in comune, il tema coincide con il nominativo singolare. Se prendiamo per esempio scriptoribus, dativo o ablativo plurale, e togliamo la desinenza ibus, otteniamo scriptor, che è sia il tema del nome che il nominativo singolare.